Vandanara è sicuramente una delle persone più controverse del mondo del calcio, ammesso che si possa definire tale, visto che non ho capito esattamente quale sia il suo ruolo all'interno del sistema calcio, se non quella di agente o padroncina di Icardi che tiene al guinzaglio. Dopo le frecciate praticamente alla Juventus nel corso della trasmissione Pressing della Mediaset, di cui l'hanno pure resa opinionista, pensate un po' voi, dopo aver detto che Icardi l'unico contatto che ha avuto con la Juventus sono stati 7 gol segnati, Vandanara ha attaccato anche Cristiano Ronaldo, dicendo che l'allenamento eccessivo del portoghese comporta solamente uno sforzo sul lato del marketing. Vuol dire che l'allenamento di Cristiano Ronaldo, i metodi di allenamento non esattamente classici di Cristiano Ronaldo e la sua professionalità dipendono solamente da una questione economica. Ragazzi, veramente stiamo arrivando al discorso in cui tutti coloro che hanno il diritto di parola si sentono autorizzati a sparare minchiate dalla mattina alla sera. Innanzitutto Icardi avrà pure segnato 7 gol alla Juventus, ma dopo 7 anni che l'ha preso tutti gli anni lì in quel posto, direi che ne dovrebbe avere pure abbastanza, nel senso lui ci ha fatto 7 gol ma noi ci abbiamo vinto 7 scudetti di fila, quindi Icardi, che a 26 anni non ha mai giocato in Champions League e che sicuramente non vincerà mai uno scudetto in vita sua, è un pochino complicato metterlo sopra la Juventus o cercare di fare il bulletto con la Juventus. Ma io non me la prendo con il ragazzo, che comunque non ha mai detto nulla, io me la prendo con lei, e con il ragazzo me la prendo perché consenti a tua moglie, la tua agente, quella che è, di parlare per conto tuo. Perché se io fossi un calciatore e mia moglie facesse delle dichiarazioni di questo tipo, diciamo, per cercare di farmi apparire badass di fronte a tutti, quando poi ti servono servì la palla a porta vuota, a me sinceramente mi girerebbero un po' i coglioni. Ma a prescindere da tutto, io non sono Icardi, Icardi non è me, e quindi di conseguenza ognuno fa quello che gli pare. Ma su Cristiano Ronaldo proprio l'hai fatta fuori dalla tazza, perché al di là di prendere schiaffi da 7 anni, Cristiano Ronaldo, rispetto a tuo marito, è come se paragoni, non lo so, Leonardo da Vinci col pittore dietro casa mio in bianchino. Sono due cose completamente diverse, e credetemi, direi che questo è proprio un sintomo dell'ignoranza, perché per me un non riconoscere i meriti altrui vuol dire essere molto ignorante. Vandanara da questo punto di vista ignora il significato di sportività, perché non ho capito che cosa vuole fare con Icardi e sinceramente dove lo vuole portare questo Icardi. Adesso vedremo quanto vale Icardi alla prima stagione in Champions League. Direi anche un'altra cosa, cioè che una persona come Vandanara va presa e va letteralmente sputtanata su tutti i giornali, oppure sputtanata di fronte, perché se tu vuoi giocare con i dirigenti, vuoi giocare con gli agenti, vuoi giocare a fare la grande persona super straordinaria e inattaccabile, poi devi anche prenderti determinate risposte e determinate entrate. Non è perché solamente tu sei la moglie di Icardi allora la gente ce deve andare leggero. No, tesoro mio, se sei all'interno del mondo del calcio ti prendi il bello e il brutto. Il bello è che tuo marito segnerà 30 gol a stagione, ha segnato 7 gol alla Juve. Il brutto è che tuo marito a 26 anni non ha fatto assolutamente nulla della sua carriera, e per quanto lui possa fare quest'anno non vincerà un emerito nulla. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate.